Chi è che non si è mai posto delle domande quando usciamo e abbiamo un gatto in casa? Quando decidiamo di prendere un amico a quattro zampe, è importante sapere fin da subito quanto tempo si ha a disposizione da dedicargli. I gatti, per quanto animali solitari, sono molto legati al proprio amico umano. I gatti possono però fare molte cose per impiegare il tempo quando il loro padrone non è a casa. Guarda allora questo video fino alla fine per scoprire cosa fanno i gatti quando non sei a casa. Ma intanto, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e spunta la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. La maggior parte dei gatti tendono a dormire per tutto il tempo dell'attesa. I gatti possono dormire fino a 16 ore al giorno. Spesso i gatti si assicurano di essere rimasti soli, quindi inizieranno a gironzolare per casa ed annusare. Alcuni gatti passano il tempo a giocare, esplorare e soprattutto guardare fuori dalla finestra. In particolare se l'appartamento si trova di fronte a una strada dove passano macchine, persone o uccelli. Ricorda dunque di non chiudere persiane, tende o serrande in modo tale da poter dare al tuo gatto l'opportunità di impiegare il loro tempo durante il vostro ritorno. È importante però sottolineare che alcuni gatti possono anche annoiarsi o stressarsi quando sono soli per un lungo lasso di tempo. Quindi potresti trovare qualche mobile graffiato o comunque possono emergere comportamenti distruttivi. Questi si possono trasformare in un carattere aggressivo del gatto nei tuoi confronti, che potrà morderti o graffiarti per attirare la sua attenzione. Ebbene dunque, non lasciare il tuo gatto solo per tanto tempo. Una cosa che si può fare prima di uscire, soprattutto se il tuo gatto è un cucciolo, lasciare una tua maglietta sul letto o sulla sua cuccia, in modo tale da far sentire al gatto il tuo odore. Questo sarà un modo per farlo sentire meno solo. Quando adotti un cucciolo di gatto, dovresti sempre cercare di riprodurre la situazione naturale. I gatti da piccoli sono circondati dalla mamma e dai fratellini. Lasciare il cucciolo di gatto da solo nella prima fase potrebbe compromettere il tuo legame con lui e anche il suo carattere. Inoltre, prima di uscire, assicurati che il tuo gatto abbia abbastanza cibo e acqua per il periodo in cui sarai via. Potresti procurare un Kong da dare al tuo gatto. Si tratta di un gioco di gomma cavo all'interno. Lì puoi inserire del cibo per il tuo gatto. In questo modo il tuo gatto potrà impiegare il tempo per far uscire il cibo dal gioco. Puoi comunque fornire al tuo gatto diversi giocattoli e attività per mantenerli impegnati durante la tua assenza. Puoi, ad esempio, acquistare un tiragraffi per il tuo gatto. È uno strumento molto utile per far scaricare lo stress del gatto. Può essere anche un'idea lasciare una radio o un televisore acceso per fornire una fonte di suoni e rumori che possano rendere la casa meno silenziosa e solitaria. Assicurati che il gatto abbia un posto comodo e sicuro per dormire, come una cuccia o una scatola. Spesso ai gatti piacciono molto più le scatole che le cucce. Se pensi di allontanarti la sera, lascia almeno una luce accesa per rendere la casa più accogliente. Se la giornata lo consente o se il tuo balcone o terrazzo è in sicurezza, assicurati che il gatto abbia accesso per andare fuori. Quando torni, non c'è niente di più bello che essere accolti dal proprio amico a quattro zampe. C'è comunque da dire che il comportamento del gatto dipende molto dal legame che si instaura con il padrone. Ma sicuramente, quando torni a casa, il gatto non resta poi così indifferente. Al rientro, i gatti possono miagolare per esprimere la loro contentezza, possono stiracchiarsi e strusciarsi. In generale, i gatti tendono ad adattarsi alla routine e ai comportamenti che hanno quando il loro padrone è presente. Quindi, ciò che fanno quando sono soli può variare a seconda del singolo gatto. E tu, hai mai saputo cosa fa il tuo gatto da solo? Scrivicelo nei commenti. Bene, finisce qua questo video, mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, lascia un like a questo video, noi ci vediamo nel prossimo, ciao e a presto.